Ciao a tutti. Qualche giorno fa ho pubblicato un video dove eseguo l'assolo di Slash del brano Ordinary Man. Mi è stato chiesto di realizzare un tutorial, mi è stato chiesto nei commenti e quindi eccoci qua per vedere passo per passo come suonare l'assolo di questo brano. Ciao. Eccoci qua. Adesso eseguiamo vari pezzi dell'assolo, eseguo vari pezzi dell'assolo rallentati rispetto al brano originale e poi pian piano li vado spiegando. Allora, cosa ho fatto qui? Parto dalla terza corda, dal sesto tasto e faccio un bending di mezzo tono. E poi mi vado ad appoggiare sul quarto tasto, sempre della terza corda. Successivamente prendo di nuovo il sesto tasto, lo suono senza nessun bending. Poi il settimo tasto invece faccio un bending di un tono. Cosa ho fatto qui? Ho suonato il settimo tasto della terza corda e poi sulla quarta corda ho fatto uno scivolamento, uno slide dal settimo al nono tasto. Quindi la sequenza completa è. Prestare molta attenzione nei bending, sia sul mezzotono che sul tono, perché la stonatura è proprio dietro l'angolo. Arrivati qui, facciamo un'altra sequenza di note che partono appunto dal nono tasto, da questo Si sulla quarta corda. Poi cerchiamo di farne un po' di meno. Allora, abbiamo la prima parte che è quindi nono tasto della quarta corda, poi ottavo e nono tasto della terza, poi settimo tasto della seconda. Settimo tasto della prima che ritorna sul settimo tasto della seconda. Arrivati qui a questa nota, effettuiamo due mezzi bending, due bending di mezzo tono al nono tasto del Mi cantino, che vanno poi a cadere sul settimo tasto. Poi di nuovo settimo tasto della seconda corda. Quindi praticamente il settimo tasto della seconda corda suona sempre prima di questi bending, quindi poi cosa ho fatto? Settimo tasto della seconda corda, poi vado al decimo del Mi cantino e faccio un bending di un tono. Dopo il bending di un tono mi poggio nuovamente sul decimo tasto e poi al settimo. Poi qui faccio decimo tasto del Mi cantino. Decimo tasto della seconda corda con bending di un tono. Dopo aver fatto questo bending, la nota deve scendere progressivamente sino al tasto successivo. Quindi in sostanza scendo questa nota di mezzo tono, perché qui sono a un tono sopra, avendo fatto il bending. Poi mi sposto avanti di un tasto, quindi ho fatto soltanto mezzo tono di differenza, come se avessi fatto. Solo che così è veramente brutto. Bene, arrivati qui, vediamo un'altra sequenza. Abbiamo undicesimo tasto, dodicesimo tasto e quattordicesimo tasto della seconda corda. E poi ci poggiamo di nuovo sul dodicesimo. O se preferite, piuttosto che suonarla in questo modo, potete fare le stesse note con un bending in mezzo, ovvero. Così è come io l'ho eseguita nel video pubblicato.
praticamente faccio 12, 11, 12, 14 e poi lo stesso suono, anziché ripeterlo sullo stesso tasto, lo ottengo facendo un bending di un tono sul dodicesimo. Poi me ne vado al quindicesimo tasto, poi quattordicesimo, poi 15 e 17, 15, 17, 15. Bending al diciassettesimo tasto di un tono, due volte, e poi un terzo che cade sul quindicesimo. Per poi andare a fare il bending sul mi cantino al quindicesimo tasto nella parte quella un pochettino più veloce. Facciamo riepilogo. Bene, ripetiamo un attimo tutto. Adesso qua inizia un'altra sequenza che vedremo molto lentamente perché è molto veloce. Vediamo di farla ancora più lenta. Allora, andiamo piano piano. Quindi, bending al quindicesimo tasto, che lo ripete per due volte. Quindi, 15, 14, 12. Quindi 14, 12 e poi 15, 14 della seconda corda. Poi di nuovo, ovvero dodicesimo tasto sul mi cantino, quindicesimo sul si, sulla seconda corda, quattordicesimo e dodicesimo. Poi ripete velocemente, quindi con una plettrata, tre note. Vedete qui? Colpisco anche la terza corda sempre al quattordicesimo tasto e poi la seconda di nuovo quattordicesimo e dodicesimo. Quindi poi abbiamo 14 e 12 della terza corda, poi di nuovo il dodicesimo tasto della seconda. Poi abbiamo dodicesimo, undicesimo della terza e quattordicesimo della quarta. E poi eseguiamo una sequenza di note che è veramente un fraseggio tipico degli assoli di Slash, in questo caso in senso ascendente, quindi dalla nota più grave alla nota più alta. Quindi abbiamo dodicesimo tasto e quattordicesimo tasto della quarta corda, seguiti da undicesimo e dodicesimo della terza corda, con un'altra che ricadono, diciamo, sul quattordicesimo tasto della quarta. Quindi poi ripete.
sarebbe undicesimo, dodicesimo e quattordicesimo della terza, poi dodicesimo e quattordicesimo della seconda, anzi 12, 14, 12, che si vanno ad appoggiare di nuovo sul quattordicesimo della terza. Poi abbiamo dodicesimo, quattordicesimo e quindicesimo della seconda e dodicesimo del mi cantino. Poi ripete 14 e 15 della seconda corda, mi cantino al dodicesimo, 15, 14 della seconda, anzi 15, 12. Ed è finita, perché poi c'è di nuovo il bending. Bending seguito da 12, 14 e 15. Ora al finale ci arriviamo, quindi rivediamo questa scala. Quindi 12, 14, 15. Ci spostiamo al diciassettesimo del mi cantino con un bending. E chiudiamo al sedicesimo tasto della seconda corda. Allora, quest'ultima parte come viene suonata? Abbiamo detto, arrivati al quindicesimo tasto, ci spostiamo sul diciassettesimo. Facciamo un bending di un tono sulla prima corda e poi dobbiamo suonare sullo stesso tasto la seconda corda, quindi si può fare anche meglio. Io cosa faccio a volte? Quando tiro su il mi cantino prendo anche la seconda corda. Dato che poi devo suonare soltanto la seconda corda e il mi cantino non lo devo far sentire più, lo lascio cadere giù. Tanto viene bloccato da queste dita, quindi diciamo che non suona, specialmente se ci sono altri strumenti, questo scatto non verrà mai sentito. E poi terminiamo sul sedicesimo tasto della seconda corda. Adesso possiamo andare a vedere l'intera sequenza, l'intero assolo suonato a velocità normale. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che il tutorial sia stato utile. Se così è stato, mi invito a iscrivervi al canale e a mettere un like al video. Ciao, alla prossima!